Secondo me le due cose più importanti per un bassista sono il timing ed il timbro. Perché la cosa fondamentale è suonare a tempo con la giusta intenzione ed avere un bel suono. La maggior parte dei metodi, però, si concentrano esclusivamente sulla tecnica, tralasciando questi altri aspetti. Per questo penso che la lettura ritmica sia un aspetto assolutamente da approfondire. In questo video proveremo a renderla più divertente ed utile anche con diverse proposte melodiche. Grazie per aver visto il video. Fammi sapere nei commenti cosa ne pensi e se può essere utile approfondire questo argomento con altri video.